Buonasera a tutti, sono Matteo Bianchi, sono un docente del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, nella fattispecie sono un docente del corso di laurea magistrale in Ingegneria Robotica dell'Automazione e anche vicepresidente del corso di studio. Allora, prima di iniziare a entrare nel dettaglio, vorrei un attimino dire di cosa si parla nel corso di robotica automazione. Si parla della scienza e della tecnologia dei robot. Quindi la robotica nasce per definizione nel secolo scorso fondamentalmente come una materia a un'impronta fortemente interdisciplinare. Quindi ora vedremo anche quali sono gli sbocchi, ma soprattutto anche gli accessi, perché ovviamente essendo una materia interdisciplinare si fonde e si integra con le competenze delle due grandi aree dell'ingegneria, quindi la parte più meccanica e l'altra parte dell'informazione. Ma è sostanzialmente un'integrazione di varie discipline, come la meccanica, i controlli automatici, l'informatica e appunto anche l'elettronica. Quindi questa integrazione ovviamente di varie competenze è finalizzata a creare quella che viene definita come connessione intelligente tra percezione e azione. Cioè un sistema robotico e più in generale anche un sistema di automazione è diciamo, una connessione tra quello che viene percepito, quindi sia per quanto riguarda il mondo esterno, ma anche diciamo il mondo interno del sistema robotico dell'automazione, e quello che il sistema elabora sulla base di queste informazioni, per mezzo di un'architettura che potremmo identificare nel cervello umano, se volessimo fare un parallelismo, e che poi va ad eseguire agendo sui muscoli del sistema robotico in oggetto. Quindi, se volessimo rappresentare questa architettura in maniera leggermente più articolata, in maniera un po' più astratta, vedete, qui ci sono le varie componenti di cui abbiamo parlato, ovvero ci sono dei sensori che quindi vanno a misurare l'interazione con l'ambiente esterno, oppure diciamo vanno a rilevare delle quantità interne al sistema di automazione e robotico in esame. Questi sensori forniscono un'informazione al sistema di controllo, che sarebbe la mente che elabora questa informazione per fornire dei comandi a degli attuatori. Attuatori che possono essere meccanici sostanzialmente, ma anche pneumatici, ad esempio, quindi non è un'esclusività. L'obiettivo principe è quello di fornire delle azioni fisiche che permettono di interagire poi con l'ambiente secondo un piano predefinito. Quindi vedete le varie componenti, quindi i sensori che prendono l'informazione, il sistema di controllo che elabora questa informazione e gli attuatori che eseguono questa informazione, rappresentano i tre componenti principali di questo legame tra percezione e attuazione. Quindi l'obiettivo è quello che il sistema in oggetto deve essere costruito, deve essere progettato per garantire un determinato comportamento a fronte di incertezze che possono derivare appunto dall'interazione con l'ambiente esterno, ad esempio. Quindi nel corso di robotica ed automazione si impara a progettare questi vari blocchi, principalmente sensori, sistema di controllo e attuatori. Però soprattutto si impara a connettere questi blocchi in maniera da costruire un sistema di automazione, un sistema robotico, partendo appunto dalla comprensione degli effetti che varie tipologie di interconnessione possono determinare sul sistema stesso.
Quindi, quali sono le competenze che alla fine del corso si imparano? Sicuramente si impara ad identificare e a descrivere sistemi dinamici. Quindi, identificare e descrivere matematicamente i blocchi e le connessioni di quel sistema che abbiamo visto precedentemente. Quindi la componente matematica è comunque una componente molto importante del nostro corso di studi. Quindi si acquisiscono competenze di tipo sistemistico, cioè si è in grado di progettare e interconnettere quei blocchi fondamentali che abbiamo visto nello schema precedente per risolvere problemi in ambiti che sono multidisciplinari. Quindi vedremo anche applicazioni in contesti differenti tra di loro. Quindi un sistema di automazione, un sistema robotico può essere pensato e progettato per applicazioni tra loro molto varie. Ovviamente si acquisiscono delle competenze di tipo progettuale, cioè si è in grado di progettare le varie componenti del sistema di controllo precedente, non soltanto in ambito di prestazioni, ma anche tenendo conto un'analisi tra il costo e il beneficio, quindi diciamo anche un'analisi degli effetti economici delle scelte progettuali. Sicuramente tutte queste competenze che ho elencato, ovviamente, derivano dall'integrazione delle aree industriale e dell'informazione. Ok? Quindi da quale corso di laurea triennale si può accedere al corso di laurea magistrale in ingegneria robotica e dell'automazione? Non c'è a Pisa un corso di laurea triennale, quindi si può accedere a questo corso soltanto dopo aver conseguito una laurea triennale, possibilmente solitamente, diciamo, in ambito ingegneristico. A Pisa, l'Università di Pisa, si accede in genere senza debiti, da ingegneria biomedica, ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, ingegneria informatica, dell'energia elettronica e delle telecomunicazioni, ma in generale, non soltanto per gli studenti dell'Università di Pisa, ma anche per gli studenti che provengono da altre università, è consigliato contattare preventivamente, quindi o al momento dell'iscrizione alla laurea triennale, per coloro che già hanno intenzione di proseguire nel corso di laurea magistrale in ingegneria robotica e dell'automazione o diciamo appena viene si matura questa decisione, si consiglia di contattare me e soprattutto il presidente del corso di studio che è il professor Pollini. Perché? Perché lo studente, la studentessa interessata può essere orientato nella scelta di alcuni esami opzionali. Quindi nella scelta tra gli esami opzionali vengono suggeriti alcuni esami opzionali specifici per identificare un accesso senza debiti alla laurea magistrale in ingegneria robotica e dell'automazione. Quindi questa diciamo è il modus operandi per poter poi usufruire di un accesso senza debiti al corso di studio. Quindi un contatto preventivo con il coordinamento del corso di studio permette, laddove sia necessario e possibile, di identificare un accesso senza debiti nella scelta opportuna degli esami opzionali. Ovviamente, quindi, come vedete, proprio perché la robotica è un contesto multidisciplinare, si accede sia da aree industriali sia da aree del settore dell'informazione. E il curriculum finale è unico e ovviamente al termine del curriculum vi è la possibilità di iscriversi all'albo degli ingegneri in entrambe le aree, proprio per la multidisciplinarietà del percorso che viene proposto.
quali sono gli sbocchi professionali? Ovviamente gli sbocchi professionali, oltre alla ricerca, sono nei più disparati campi industriali, cioè in tutti i campi di tipo industriale c'è bisogno di automazione, quindi di rendere un processo di produzione automatizzato, ovvero di creare quel legame tra percezione, sensori e azione. Attuatori per mezzo di un sistema di controllo che permette di produrre varie componenti industriali. Quindi, ovviamente, sicuramente nel settore automobilistico, aerospaziale, nella produzione di energia oppure in tutte quelle industrie che sono specificatamente orientate alla produzione di componenti per i sistemi dell'automazione. Un po' di statistiche, vedete in questo grafico sono riportati gli immatricolati per anno, quindi vedete che c'è una crescita del numero di immatricolati nell'anno accademico 2019-2020, abbiamo raggiunto la cifra considerevole di 99. Per quanto riguarda il lavoro, come ho detto precedentemente, siccome in qualsiasi industria c'è bisogno di un sistema di automazione, che sia un'industria specificatamente orientata alla produzione di sistemi robotici o a un'industria orientata alla produzione di sistemi meccatronici, è molto, il titolo di studio che viene conseguito è molto richiesto. Quindi vedete quasi il 100% dei laureati trova un impiego a 12 mesi dalla laurea, in media intercorrono 2 settimane dalla laurea per trovare un lavoro. Un lavoro che diciamo può essere sia nel settore pubblico che nel settore privato, quindi nel settore pubblico sostanzialmente è per chi vuole continuare il percorso in un dottorato di ricerca che affronta i temi della robotica e dell'automazione, oppure il laureato può diciamo orientarsi nel settore industriale nelle varie componenti, ecco, che prevedono appunto lo sviluppo di sistemi legati all'automazione dei processi e alla robotica. Andiamo a vedere l'offerta didattica. Quindi, essendo una laurea magistrale, l'offerta didattica si esprime in 2 anni. Nel primo anno, vedete, in questo percorso in verde ci sono gli esami obbligatori, quindi gli esami che devono essere sostenuti. Quindi al primo anno ci sono corsi di base, che hanno una forte componente teorica. Ad esempio mattoni base come meccanica dei robot o teoria dei sistemi e del controllo, che è l'esame cardine per quanto riguarda la nostra laurea magistrale, però ovviamente ci sono anche esami che prevedono l'analisi di applicazioni pratiche della teoria del controllo come controllo dei processi e per quanto riguarda la parte di controllo dei processi tecnologici e la parte di sensori per la robotica d'automazione legata anch'essa al controllo dei processi. Vedete che oltre agli esami in verde, ci sono degli esami colorati in blu, in un colore blu-azzurrino. Questi esami che prendono il nome vengono raggruppati nel cosiddetto gruppo A, okay, sono pensati per omogeneizzare le componenti in ingresso in base alla laurea triennale di provenienza. Quindi dei 18 crediti del gruppo A, di questi esami del gruppo A, lo studente, la studentessa deve scegliere 12 crediti obbligatori. E ovviamente la scelta appunto deve essere fatta in maniera da omogeneizzare le conoscenze in base alla laurea triennale di provenienza. Quindi, ad esempio, se uno studente previene da una laurea in ingegneria industriale,
una laurea triennale in ingegneria industriale, ovviamente l'esame di termofluidodinamica in macchine e gli argomenti di questo esame già li conosci, quindi verrà orientato a seguire ad esempio esami del settore dell'informazione, quindi ad esempio sistemi elettronici per automazione e robotica, informatica e sistemi in tempo reale e viceversa. Vedete, quindi serve proprio per fornire quelle componenti dell'ingegneria industriale alle persone che provengono da una laurea triennale in ingegneria dell'informazione e viceversa. Poi esiste, vedete, anche un esame in grigio che troverete anche al secondo semestre. Questi esami in grigio fanno parte del cosiddetto gruppo B, ok? In questo gruppo B la studentessa, lo studente deve scegliere obbligatoriamente un corso da 6 crediti, ok? Noi consigliamo, siccome ci sono attività a scelta, quindi altri 12 crediti liberi, noi consigliamo di sceglierli nel gruppo B. Questi esami in grigetto, gli studenti possono sceglierne 3 in sostanza, quindi uno da 6 crediti obbligatorio e possono andare a coprire i 12 crediti a scelta con ulteriori 2 scelte. In questi esami del gruppo B che riflettono un po' la vocazione dei docenti che insegnano in questo corso, quindi sono esami vicini alle attività di ricerca. Quindi nel secondo anno ci sono ancora gli esami del gruppo B e gli esami in verde, quindi anche se sono identificazioni dei sistemi incerti, e l'esame di robotica, un altro grande esame del corso, quindi uno orientato al controllo dei robot in generale, che include anche il controllo di manipolatori. L'altra parte dell'esame di robotica è legata a sistemi robotici distribuiti, quindi anche sistemi multiagente che devono cooperare tra di loro per il soddisfacimento di un determinato obiettivo. Quindi anche in questo caso il percorso in verde definisce gli esami obbligatori del corso di laurea magistrale. Dal 2019 è stato attivato il percorso in Industria 4.0, quindi per essere ammessi a questo percorso si deve fare richiesta al corso di studio che poi orienterà, diciamo, alle procedure richieste. Sostanzialmente questo percorso di Industria 4.0 prevede, oltre ai crediti di robotica che sono già obbligatori, se la scelta dell'esame del gruppo B cade su modellistica e simulazione di processi di produzione discreti, si consegue alla fine del corso di studio con la laurea, anche la certificazione del percorso Industria 4.0. Perché che cosa è l'Industria 4.0? L'Industria 4.0 è lo sviluppo ultimo dell'automazione industriale. Sostanzialmente, nell'Industria 4.0 si introducono nei sistemi di produzione industriale una digitalizzazione spinta dei processi. Questa può essere sia a livello costruttivo, con robot che interagiscono con gli operatori, sia a livello di scambio di flusso di informazioni. Quindi c'è un'ingente quantità di dati che si può raccogliere e opportunamente trasmettere con sistemi ovviamente di comunicazione avanzati, con tecnologie abilitanti che sono trasversali in qualche modo alle discipline classiche dell'ingegneria. Ovviamente maggiori informazioni sono disponibili sul sito del corso di studio, alla pagina ufficiale dei corsi dell'Università di Pisa. Se non volete stare a copiare a mano i link, potete digitare nel vostro motore di ricerca i termini robotica UNIPI, e vi appaiono appunto le informazioni a questi link. E
E per maggiori informazioni potete contattare il presidente del corso di studio, il professor Lorenzo Pollini, con questo riferimento o anche me con il riferimento che poi posso lasciare anche in chat. Chiudo rapidamente con alcuni lavori che studenti del corso di studio hanno fatto nei loro lavori di tesi. Ad esempio, in questo caso vi riporto un esempio di robot umanoide che diciamo è dotato di una mano antropomorfa, di un sistema di controllo che permettono di stabilizzarlo su ruote, che viene teleoperato quindi da un essere umano. Quindi anche una parte della robotica è l'interfacciamento tra l'uomo e il robot. Quindi l'operatore vede quello che vede il robot. E il robot segue i movimenti dell'operatore, l'operatore sente, percepisce ad esempio la forza di presa del robot stesso. E qui vedete alcuni esempi di cooperazione tra il robottino in oggetto, che prende il nome di Ego, che riesce a cooperare con le persone, è dotato di un sistema di controllo che permette di stabilizzarlo, quindi localmente, anche se viene teleoperato poi da un operatore remoto, e quindi poi può interagire in maniera sicura ed efficace con gli esseri umani. Con questo ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Durante il corso di studi di robotica sono previsti tirocini in azienda? Allora, diciamo, non sono previsti nel senso che non sono obbligatori, però è possibile fare anche delle esperienze, ad esempio di tesi, in azienda che vengono concordate con i docenti del corso di studio. Quanti appelli ci sono all'anno nel corso di studi in robotica? Ovviamente gli appelli seguono, diciamo, quelli della scuola di ingegneria. Quindi come nelle lauree della scuola di ingegneria c'è una sessione invernale, una sessione estiva che comprende anche l'appello di settembre, più la possibilità per gli studenti fuori corso di usufruire di un appello straordinario che può essere fatto o nel mese di aprile o nel mese di novembre. Quindi la stessa procedura, diciamo, adottata anche dagli altri corsi di studio. Sì, il calendario degli esami è unico, tutti i corsi di laurea hanno lo stesso numero di appelli, le date possono essere diverse ovviamente dei singoli esami. Quanto i laboratori faranno parte della didattica? C'è un approccio più pratico che teorico o viceversa? Ecco, sì, i laboratori rappresentano una parte importante della didattica. Ci sono degli esami che prevedono lo sviluppo di un progetto pratico che viene svolto in laboratorio, ad esempio l'esame di robotica prevede appunto lo sviluppo di un progetto che prevede effettivamente di mettere le mani su componenti robotiche. E quindi è un approccio diffuso, soprattutto per quello che riguarda gli esami del secondo anno. Mentre gli esami ovviamente del primo anno sono esami più di base, più teorici, nel secondo anno ci sono esami improntati a forti esperienze di laboratorio e quindi pratiche. In quale misura è presente l'informatica programmazione nel corso di robotica? L'informatica è presente in maniera importante, quindi sia l'informatica, la parte di programmazione, quindi sono delle competenze che, come avrete potuto intuire, sono fondamentali per quanto riguarda la programmazione di un sistema, ad esempio robotico, quindi la traduzione in un linguaggio comprensibile a questo sistema meccatronico delle informazioni e delle istruzioni che noi vogliamo fornirgli. Quindi è una componente importante, come sono importanti anche le componenti legate all'elettronica e altre aree dell'informazione, alla meccanica e così via. Ci sono competizioni a livello italiano e internazionale? Sì, ci sono competizioni che vengono organizzate anche nelle maggiori conferenze di robotica ed automazione.
la squadra, tra virgolette, il gruppo di Pisa, quindi ha partecipato a varie di queste. Non ho citato tra gli esempi di robotica anche un sistema di macchina a guida autonoma, quindi con una macchina che si muove senza pilota e che gareggia come una sorta di Formula 1 di macchine, in cui appunto l'Università di Pisa ha una propria squadra per poterla appunto portare a questi gran premi, il Robo Race. Allora, ultime due domande, poi chiudiamo perché insomma, siamo un po' fuori tempo e quindi invito gli studenti eventualmente che vogliono fare altre domande a scrivere al professor Bianchi, insomma, gli indirizzi che vi sono stati dati. Quale percorso triennale è consigliabile? Questa è una domanda un po' fare per prepararsi meglio alla magistrale di automazione. Quale ritiene sia il corso triennale più completo? Attento a cosa dici, No, Matteo, come ho sto detto, scherzando come, ovviamente. no, come ho detto, diciamo, è una laurea fortemente interdisciplinare, quindi è proprio a cavallo tra le ingegnerie dell'informazione e le ingegnerie industriali, e quindi diciamo non c'è un corso principe che diciamo deve essere seguito. Come avete visto, nel primo anno ci sono degli esami di omogeneizzazione. Quindi persone che arrivano da un corso nell'area dell'informazione sono orientate a seguire esami nell'area industriale e viceversa. Quello che mi sento di suggerire a chi è interessato è di contattare il presidente del corso di studio e me per definire una scelta opportuna di esami opzionali che permettano un accesso senza debiti al nostro corso di studio. Grazie mille.